Gianna Cavallo, responsabile ed ideatrice dello sportello Universo Donna. Un 2016 che si chiude e un 2017 che parte, che nasce, che vede la luce. Le sue riflessioni. Beh, io sono fiduciosa perché credo che il 2016 sia stato un anno anche molto particolare e difficile, proprio difficilissimo, soprattutto per la nostra comunità, sono accadute tante cose. È il momento delle riflessioni, è il momento in cui uno fa anche un bilancio di tutto ciò che è avvenuto in questo anno, è importante anche per molti versi. Parliamo prima di quello che rappresenta e che ha rappresentato questo anno per l'associazione Stella Maris e per lo sportello Universo Donna, un'associazione che è cresciuta in maniera esponenziale, un'associazione che oggi si confronta con altre associazioni sul territorio ma anche a livello regionale, che si sta radicando non solo nella nostra città di Taranto ma anche su tutto il territorio provinciale, facendo nascere sportello Universo Donna dappertutto e soprattutto, e cosa importante, nelle amministrazioni comunali, collaborando con le istituzioni per dare poi un'attenzione particolare al territorio, un'attenzione che è rivolta soprattutto alle donne, a donne in difficoltà a 360 gradi, a donne che naturalmente rappresentano il fulcro della famiglia, quindi questioni che ruotano intorno alla donna, poi sono variegate, si va dai problemi che riguardano i minori, i problemi che riguardano gli anziani, i problemi che riguardano la gestione della società stessa. Un 2017 che è importante per Taranto, ci saranno le elezioni amministrative, forse ci saranno anche le politiche, non si sa. Certo è che ci auguriamo di avere una classe amministratrice all'altezza, non ci si improvvisa amministratori come è accaduto finora. La cosa che è sconcertante, sinceramente, proprio in chiusura di questo 2016 e in chiusura anche di questo mandato amministrativo, è che si è notato, è palese constatare che c'è stato un immobilismo di 4 anni e mezzo e che ultimamente in questo periodo si comincia a muovere qualcosa, si cominciano a fare dei lavori, si comincia a dare qualche piccola risposta alla città, ma parliamo di manutenzioni di ordinari. Troppo tardi. Certo, io spero naturalmente che i tarantini questa volta si approccino per esempio al voto amministrativo che riguarda proprio la nostra città con grande attenzione e con consapevolezza. Il voto è importante perché poi stabilisce chi domani andrà a gestire la cosa pubblica in rappresentanza di noi popolo e naturalmente scelto da noi. L'augurio che io vorrei fare alla nostra città, una città bellissima, io spesso ultimamente viaggio in giro un po' per l'Italia e quando rientro l'approccio, l'ingresso a Taranto e vederla così distesa sul mare, soprattutto poi nelle giornate belle di sole, ti riempiono il cuore, però poi magari fai il confronto con se c'è il vento di scirocco, il vento di tramontana, se il sindaco ha stabilito che c'è il divieto o no di wind days, c'è il divieto di aprire le finestre o di mandare i bambini a giocare per le strade del quartiere. Quindi io l'augurio più grande che faccio alla mia città è che ci sia veramente una svolta che Taranto merita, che meritano tutti i tarantini. Auguri di buon anno a tutti, non solo a nome mio ma a nome di tutta l'associazione Stella Maris e dello sportello Universo Donna.